Grazie mille Sebastiano, grazie a tutti per la pazienza. Allora, il tema richiederebbe di sapere qualcosa di GIS. Andate in cerca dei miei vecchi talk all'ESC di 2 anni fa o comunque, insomma, casomai poi mi contattate personalmente, insomma. Beh, chi sono io? Sono attivo da una decina d'anni nelle aziende, nelle associazioni di software libero, in particolare GeForce.it. Promuove il software libero per l'informazione geografica, perché per tutti gli anni 90 e primi anni 2000 l'unico modo che aveva un ente pubblico di gestire in forma digitale la sua informazione geografica era quella di pagare licenze che andavano a botte di 14-15 mila euro, insomma. Poi in questo periodo il software geografico libero, che è vecchissimo perché GRAS ha festeggiato 40 anni ormai, no? È cresciuto molto ed è diventato semplice da utilizzare praticamente. Poi, se c'è bisogno, qui trovate i riferimenti. Un piccolo disclaimer: anch'io rappresento l'associazione, ma siccome il tema è anche un po' delicato, non è che queste cose sono state concordate dall'associazione, sono cose che ho partorito io nella mia mente. I termini avrebbero delle cose ben precise, ma io non li userò correttamente e non sono del tutto sicuro che quello che vedrete abbia un senso. Comunque, partiamo da quelli che sono i dati liberi e soprattutto i geodati, perché i dati cartografici rilasciati come open data sono quelli che destano più interesse. Quindi in questi portali trovate dati fatti per filo e per segno, no? Ad esempio, qui avete il geoportale regionale che è costato parecchio, insomma, un progetto che è durato 2 anni, è arrivato un po' in ritardo, ma è un progetto veramente fatto bene, in linea con la direttiva Inspire, che prevede che i dati siano tutti accessibili anche con dei protocolli machine to machine, che sono questi famosi servizi OGC, quindi dettati dall'Open Geospatial Consortium, no? Io li chiamerò WMS, WSF e VCS, vabbè, qui non c'è. Altra bella cosa, invece, vediamo dove l'ho messo, l'ho perso. Queste sono, ecco, il geoportale dell'ARPA, che invece non è perfettamente a norma, ma è incredibilmente libero ed è stato messo in piedi in 2 settimane rispetto ai 2 anni della regione. Anche qui ha un link sviluppatori, praticamente questo utilizza GeoNode, che è un software open source fatto e bello e pronto. Al link sviluppatori ci sono esattamente i link. Riuscite a leggere qualcosa? Mi date un feedback sul monitor? Direi di sì. Ok, se serve ingrandire, interrompimi pure, Seba. Ci sono. Chiedo anche via chat se qualcuno chiede eventualmente che venga ingrandito, ti faccio un attimo da tramite. Sì, interrompimi pure. Comunque, in GeoNode di suo c'è una pagina con i link a tutti i contenuti tramite questi servizi che possono essere utilizzati all'interno del nostro software GIS, ad esempio QGIS, e meshati con dati che noi già conosciamo oppure ricalcati nel caso del WMS o usati per OpenStreetMap, no? In genere la tecnologia com'è fatta, insomma, no? I mattoncini sotto di tutto c'è un server cartografico con i relativi dati che espone, no, questi servizi OGC, e poi ci sono dei visualizzatori in cui in gran parte le librerie JavaScript e relativo CSS si preoccupano di fatto di renderizzare tutto in una pagina web. Chiaramente questi servizi sono dei web service standard, SOAP, e quindi il server cartografico possono essere molti e possono essere anche distanti. Quindi, per vedere un esempio veloce, questa è una mappetta che ho fatto io a suo tempo per mostrare alcune aree di rischio idraulico, perché nessuno sapeva cos'era il rischio idraulico nel mio comune, che è Conegliano, e qui io già posso farvi vedere, premendo il mitico F12. Adesso scusate, è un po' lentino perché il mio notebook a gestirsi tutte queste cose qua, insomma, si pianta un pochino, però vedete che
Zoomiamo un pochino se si riesce. No, mi sa che più di così non lo zoom. Ma comunque nella scheda network lui mi fa tutta una serie di chiamate, alcune delle quali iniziano con VMS, e quindi di fatto se io faccio open in new tab, in pratica lui va a tirarmi giù un'immaginetta con l'area esondabile e la tira giù dall'indirizzo del server cartografico del comune di Conegliano. Per intanto basta questo, poi continueremo praticamente. Server cartografici si incontrano in genere GeoServer, QGServer, MapServer, sono i migliori, sono software libero, gestito dalla comunità, fa girare infrastrutture enormi, poi ci sono dei sistemi cache, eccetera. Autodesk aveva un server cartografico, la mia impressione è che non aveva più voglia di mantenerlo, l'ha rilasciato open source, e Esri che punta tutto sulla facilità d'utilizzo del suo server proprietario e bisogna ammettere che non è proprio una ciofeca da buttare via, e con questo riesce anche a vendere le licenze desktop. Qui c'è un link, poi vi manderò le slide per un attimo avere una descrizione. Poi vedrete l'interfaccia di QGIS, che però non ho il tempo di spiegarvi. Mi raccomando, non è una cosa semplice, è un software da affrontare con un po' di calma, però trovate parecchi tutorial in rete e anche parecchi esperti, quindi vi iscrivete alla mailing list, chiedete oppure chiedete direttamente a me. In QGIS, se qualcuno ha mai visto l'interfaccia, come si utilizzano i servizi OGC? C'è un tastino che è questo qua, che è aggiungi layer, aggiungi sorgente, e nell'elenco delle sorgenti, che sono veramente tante, abbiamo tutte queste possibili server, no? WMS, WMTS, WFS, VCS, XYZ, VectorTile, appunto server di ArcGIS, perché comunque sono diffuse, oppure direttamente un'istanza di GeoNode, che era il prodotto che abbiamo visto prima usato di ARPA. Interessante è che io il dato geografico lo posso anche avere in un formato testo, specialmente quando ho dei punti con le coordinate. Come si fa a premere F12 e visualizzare le chiamate del browser? Penso lo sapete già. E le librerie, diciamo, di web mapping si chiamano in genere Leaflet.js, OpenLayers, c'è Mapbox, c'è Cesium. Una cosa importante che cercheremo poi di vedere dal vivo, sperando di avere maggior fortuna di chi mi ha preceduto, è che a livello JavaScript la mappa è un oggetto e viene costruito con queste chiamate qua. In Leaflet c'è una new l.map, no? In OpenLayer new ol.map, oppure le versioni vecchie new OpenLayers map praticamente, no? Benissimo, allora proviamo a vedere quello che a me capita di fare quasi, cioè mi è capitato abbastanza spesso recentemente al lavoro, no? Questo è il portale del mare, seed.mit.gov, ed è il portale che tiene varie informazioni sul demanio. Qui io entro non con l'accesso privilegiato che ho al lavoro, ma entro con l'accesso del cittadino normale. E, per esempio, una cosa interessante che hanno messo, qui la base, il prodotto di base è probabilmente OpenLayer, da come si comporta, anche se ci hanno poi pacciugato sopra. La cosa interessante, ci sono questi poligoni che sono le aree di competenza delle capitanerie di porto fino quasi al limite delle acque territoriali, no? E chiaramente io avevo bisogno di creare una cartografia in cui ricalcare sostanzialmente questi poligoni. Quindi io apro più o meno la linea delle... La schedina, no? delle chiamate di rete, e ottengo un percorso che dice slash seed.wms slash geoserver slash gvc praticamente. Andiamo ad aprirlo in un'altra tabella in pratica, e qui abbiamo di fatto le piccole immagini, no? Che vanno a comporre di fatto la mia mappa. Quella non era esattamente quella dei compartimenti, ma questo mi dà già un'informazione su qual è il server che viene chiamato, no?
Le cose sostanzialmente importanti, cavoli, è che io adesso ho condiviso il browser, non mi ricordo se c'è un modo per aprire un nuovo blocco note nel browser. Vabbè, vi provo a farvi vedere, a modificare la condivisione, vediamo subito se cominciamo a partire, e se riesco vi faccio l'anatomia della chiamata. Allora, visualizza, ok. Provo a ricondividere lo schermo al volo e mi dite cosa succede. No, non mi fa vedere l'applicazione che serve a me. Scusate, perché volevo ingrandirvi un attimo la barra degli indirizzi in pratica. Non so se esiste una whiteboard o un vecchio Etherpad, Seba, un qualcosa per scrivere nel browser. Abbiamo un Etherpad, ce n'era uno di Wikimedia che di solito si usava. Sì, perché una volta c'era, vediamo, forse Etherpad è ancora, sì, perché mi interessava, mi pare di sì. Allora, vediamo, about, download, contribute, no, qui non c'è una mazza, va bene, ve li leggo e fidatevi e basta, praticamente. Nel senso che ci sono vari parametri, tra cui il layer effettivamente da chiamare, no? E una cosa che quindi proviamo a vedere, andiamo a vedere in QGIS se funziona. Adesso ditemi quanto male fa, ok? Adesso vedete una schermata che potrebbe, che è relativamente bianca? Certo che sì. Sì, ok, benissimo, benissimo, ok, perfetto. Quindi apriamo il nostro Data Source Manager, qui l'ho ingrandito il più possibile in pratica. Andiamo a fare un nuovo server WMS, vediamo se me la sposta. Qui non vedete la finestra di pop-up, ovviamente. Nope. No, vedete solo la parte bianca. Allora è decisamente un problema, perché non riesco, con questo monitor non riesco a visualizzare tutto, sì, con questa scheda video non riesco a visualizzare tutto lo schermo, anche se ci potrei riprovare un attimo. Adesso vedete tutto nero, giusto? Sì. Quindi non ci siamo. Allora lo devo raccontare inevitabilmente. Quindi torniamo. Quindi l'applicazione di QGIS lo vedete. Quello che non vedete è quello che sto cercando di fare io adesso in pratica, che si apre una finestra pop-up che è il Data Source Manager e io devo inserire i parametri di quell'indirizzo che avete visto lì, praticamente, per caricare il layer dei compartimenti. Però il concetto, torno al... Scusatemi, anch'io la diretta mi tradisce, come era normale che fosse, perché viene un po' rognoso, insomma, no? Allora, una cosa che mi interessava dire, mentre per quel che riguarda appunto il geoportale della regione che abbiamo detto fatto, finito, completo, con delle persone che lo seguono, i servizi vengono pubblicati volutamente. In questo caso appunto noi andiamo a fare un piccolo hack, no? Ma non è detto, in questo caso particolare, non è detto che i servizi non vengano pubblicati perché la struttura che mantiene questa cartografia non vuole rilasciare i dati. Molto semplicemente, eccoci qua, questo è il tipo di layer, no?
che ha un endpoint che si chiama PhotoArray e poi ha un parametro layer che è Maritime Compartment. Quindi già molto semplicemente, tante volte è solo una questione di risorse, cioè alla fine questo portale è mantenuto per altre cose, per l'inserimento anche delle concessioni, per cui non hanno la possibilità di fare assistenza ai comuni che magari richiedono, o ai ricercatori come me, che magari richiedono di caricare il servizio WMS e non hanno la minima idea di come fare, perché questa insomma è la realtà in pratica, no? E quindi non pensate, ecco, che se il dato non è completamente liberato, io l'ho chiamato geodati quasi liberi, proprio perché c'è una voglia di pubblicare la cosa, no? sul portale, però manca l'opportunità di seguire le altre cose. Poi molto probabilmente, adesso vediamo, perché mi sto aggiungendo la cosa in QGIS, ma ho l'impressione che comunque non ne voglia sapere, e molto probabilmente dovete fidarvi, insomma, che questo l'ho aggiunto l'altra volta, per cui passo subito ad un altro portale. Adesso mi dà un errore SSL, per cui c'è, cioè, l'hack non è per niente facile, per cui mi interessava un attimo vedere piuttosto qualcos'altro. Quindi questo è un servizio WMS. La cosa che dovete tenere presente è che, come vi ho fatto vedere dal browser, il servizio WMS scarica di fatto delle immagini statiche, delle mappe. All'interno di queste mappe, di fatto, è possibile interrogare un punto che è la chiamata praticamente get feature info. Adesso voi non vedete il resto del mio schermo, ma vi sono veramente incasinato. Ok, va bene, perfetto. Quindi questo era un primo esempio, che è il portale del SID. Una cosa particolarmente divertente è questo portale di ARPA Friuli Venezia Giulia. Ah, ecco, sì, un'altra cosa possiamo anche dire, e cioè io quando vado a fare open in new tab, all'interno della cosa, della stringa, vedo che c'è una directory GeoServer, e quindi significa che GeoServer è il server cartografico utilizzato. In questo caso loro hanno un attimo protetto con i proxy, hanno un attimo protetto la URL di GeoServer, che è tutto sommato una bella cosa. Poi, per esempio, vedremo un esempio simile in cui si può accedere all'interfaccia di GeoServer, e lì c'è anche una preview di tutti i layer disponibili, per cui anche quelli che non sono pubblicati nella mappa di mia competenza li posso vedere, no? Questo è un portale di ARPA Friuli Venezia Giulia, anche questo è un prodotto fatto e finito, l'ISMAP è basato su QGIS Server, e anche qui io mi sono trovato con l'esigenza, no, di utilizzare tutti questi dati che sono porti pescherecci e che però non sono pubblicati, non sono direttamente scaricabili, o forse sì, vediamo. Sì, allora qui c'è la possibilità di scaricarlo in alcuni formati poco utilizzabili, per cui il layer è anche rilasciato e lo posso scaricare ed utilizzare in QGIS. Però ho la possibilità comunque di andare ad aprire il mio F12 e di andare ad analizzare le chiamate di rete. E in questo caso l'indirizzo è un po' più complesso, ma contiene sempre e in ogni caso una chiamata WMS, insomma, e quindi restituisce un'immagine PNG in pratica.
Vediamo se sono capace di farvelo vedere in QG, se no vi dovete solamente fidare. Allora provo a preparare la parte di Data Source Manager, e in questo caso appunto la chiamata contiene anche il tipo di repository. No, allora cercando di ingrandire il QGIS, mi sa che mi si è un attimo sputtanato tutto. Vediamo. Stazione, personalizzazione, interfaccia. Anche perché poi la cosa, vabbè, è niente. Fidatevi che si possono vedere in QGIS e non si riesce a capire. Capirete comunque l'elemento. Passiamo a quest'altra cosina qua, che è molto più interessante. Questo è il sito dei beni culturali. Anche qui ho la mia web map, è basata su OpenLayer 2 praticamente, e quindi una libreria abbastanza vecchia, ma tranquillamente supportata, e l'open source ha anche questo vantaggio qua, cioè non mi costringe a partire da altre cose. Quindi se io vado a vedere, no? E ho tutti i beni vincolati, tra l'altro, come elementi puntuali. Dovrei avere anche il sito UNESCO come la Laguna di Venezia. Anche qui, appunto, vediamo se riusciamo a analizzare, no? Le chiamate di rete. Ci siamo un attimo, siamo un po' incasinati. E anche qui ovviamente non è facile, o non sono documentati i posti dove andare a fare il download del dato. Quindi il dato è pubblicato, ma non è libero, sostanzialmente. In particolare su questo dato qua, se mi chiedete se si può fare questo hacking, andare a prendersi un livello, fare dei mashup, direi quasi sicuramente no, perché ci sono delle implicazioni a livello di licenza che loro non danno quasi sicuramente. Allora, anche qui abbiamo il nostro servizio UMS che ci dà la nostra immagine. La cosa che prima mi era riuscito, adesso no, come mai? Vediamo un attimo. Dir, GeoServe. È quella di visualizzare l'interfaccia di GeoServe. Vediamo un attimo se lo trovo tra la cronologia, perché questa l'avevamo testata praticamente ieri, forse ce l'avevo sull'altro PC, vediamo un po'. Quindi anch'io resto bloccato completamente dalla diretta. Comunque quello che mi interessa che vi resti è che analizzando le chiamate di rete io riesco a intercettare quello che è il server cartografico e andarmi a fare delle idee su come contattarlo direttamente il server con delle chiamate standard di fatto machine to machine. Allora, eccoci qua. Per esempio, quindi vincoli in rete beni culturali.it, quando io ci metto uno slash geoserver semplicemente, vediamo, se no poi insistiamo, eccolo qua, lui mi va a visualizzare l'interfaccia di geoserver. Qui c'è uno username e una password che non conosciamo, ma io ad ogni buon conto quasi quasi proverei admin e geoserver con la G maiuscola, che è la password di default. In questo sito l'hanno cambiato, ma in molti siti non viene cambiata. Sulla ditta layer preview io ho comunque tutta una serie di layer, e quindi so effettivamente i layer che ci sono in questo server. E qui ho anche tutte le capabilities dei servizi. Ovviamente Occhio, che per quel che riguarda il VFS, loro
hanno ovviamente messo una autenticazione, quindi cioè, sì, non è che abbiamo gente che non sa il fatto suo, però in ogni caso abbiamo un link diretto al servizio UMS e che ci consente di caricarlo probabilmente all'interno di QGIS. Però, siccome sto esaurendo il tempo, fidatevi che una volta arrivato quel link lo si carica. Questa era la parte più interessante, no? Ad esempio, il bike sharing di Treviso. Questo elemento qua, il comune di Treviso sicuramente lo possiede, no? Sono dei punti abbastanza semplici con lo status, eccetera. Però hanno deciso di affidare tutto al gestore del bike sharing che ha fatto un sito che utilizza Leaflet, no? E OpenStreetMap, e in questo caso anche qui io andrò a caricarmi questo elemento. Mi premo il mio magico F12, ascolto le chiamate di rete, e qui diventa un po' più rognoso perché qui standard non ne abbiamo da nessuna parte. Però nella risposta di una chiamata che si chiama Refresh Station ottengo tutto un coso JSON, vediamo se riesco a ingrandirvelo, in cui ogni riga di questo array, sì, siamo, scusate, no, ci siamo persi troppo, in cui ogni riga di questo array mi contiene di fatto le coordinate, il nome della stazione, quindi l'Athlon, il nome della stazione divisi da un carattere speciale che io poi andrò a sostituire con un punto e virgola. Una volta che ho il mio bel CSV, posso caricare questo come un layer di punti in QGIS, praticamente. Dunque, se in fondo non andiamo a prenderci i testi, no? Cioè, esiste un geoportale che pubblica la cartografia catastale in VMS. Adesso io cerco di vedere più o meno dove sta casa mia. La cosa brutta di questo servizio, che è un servizio assolutamente standard e a norma con la direttiva Inspire, la cosa brutta è che ha una licenza. Ecco, sì, scusate, ma io il CAPTCHA lo sbaglio sempre perché sono troppo poco umano. La cosa bruttina di questa cosa, no, insisto, forse era scaduto. La cosa bruttina di questo servizio standard e utilizzatissimo anche male è la licenza, cioè ha una licenza CC BY NC ND, che significa che una volta che ho questo servizio in QGIS, ad esempio, quindi metto le particelle catastali dell'ambito intorno a casa mia e lo sovrappongo all'ortofoto, in quel momento lì è un'opera, quella che io ho fatto è un'opera derivata e non posso farci assolutamente niente. Forse appenderla sulla porta del bagno, diceva Andrea Borruso, no? Quindi il loro geoportale rispetta, no, questa cosa, no? Si fa una ricerca per foglio e mappale, accedo a dov'è la particella, se so già qual è la particella, quindi qui alla faccia della privacy, insomma, è la zona dove abito io. Vediamo se mi fa scomparire, ecco. Però tutte le particelle intorno è abbastanza complicato orientarsi con le cose, con solo il livello catastale. Questo sono i layer che ci si può accendere, cioè il catasto strade, acque, particelle e fabbricati. Teniamo accesi i fabbricati e che cosa andiamo a scoprire? Questo è un applicativo sviluppato da Sogei, no? E sì, l'applicativo in sé si chiama GeoPoi. Andando a vedere vagamente il codice, oddio, cosa è successo qua? Scusate. Ah. Perfetto, sì.
Andando a vedere vagamente il codice, si capisce che l'applicativo di fatto è stato rivisto ed è stato in gran parte riutilizzato Leaflet. Qui scarica un po' tutte le sue cose, qui scarica appunto da un portale dedicato già poi, però insomma quando io vado in console io trovo che il mio oggetto mappa, ricordate quello che vi ho detto prima, si chiama gmappa, quindi non so se si legge, casomai mi fermate, no? E il mio oggetto gmappa ha dentro una serie di opzioni, di cui quella che mi pare più interessante, normalmente l'oggetto mappa c'ha sempre un oggetto layers, che è quello che io ho aperto adesso, e tra i vari layer effettivamente ci sono i layer del catasto, ma ce n'è anche degli altri che mi sembrano particolarmente promottenti. Ad esempio c'è un gruppo che si chiama Base Layers, che ha vari gruppi, per cui insomma andando un pochino per tentativi e conoscendo un po' di JavaScript, nell'oggetto layer posso andare a prendervi i metodi, no, dell'oggetto Base Layers e scopro, grazie anche all'autocompletamento, che esiste un layer che si chiama Orto, che per me è un nome familiare, abbastanza promettente, e che questo layer ha un metodo che si chiama setVisible, praticamente. E quindi io posso impostare tranquillamente nella mappa del sito dell'Agenzia delle Entrate il layer Orto con metodo setVisible a true. Cavoli, è successo una cosa brutta, spengo i fabbricati perché inavvertitamente ho infranto la licenza di questo servizio, praticamente. Però siccome appunto si tende a riutilizzare del software fatto da altri, spesso senza saperlo, senza capirlo, capiamo che embedded nelle funzionalità di Geopoi c'è la possibilità di caricare un layer di ortofoto, per cui se proprio uno si dovesse perdere, diciamo, io non lo rifaccio perché chiaramente come tutti i lavoratori della conoscenza apprezzo e cerco di rispettare le licenze, però tutto sommato uno sul suo computer, magari porta il computer in bagno, può tranquillamente sovrapporre, ecco, le due cose. Non so se abbiamo tempo per le domande, ho sforato, scusate che non si vede la parte di QGIS e dovete immaginarvela, però l'hack è arrivare alla URL. Grazie anche per la chicca finale. Tempo per domande non ce ne sarebbe perché abbiamo sforato comunque il tempo delle 23. Mandate una mail. Abbiamo il tuo indirizzo email e comunque se ci sono altre domande, altri stimoli che arrivano tramite il nostro gruppo Telegram, te le giriamo. E tra l'altro, al volo segnalano da Twitch che le info di vincoli in rete sono comunque accessibili via un endpoint particolare e che puoi trovare anche nella chat della nostra videoconferenza.